amici di Horeca News, bentornati. Dopo 18 mesi tornano le fiere in presenza. Oggi, 31 agosto 2021, finalmente inizia Cibus 2021. L'edizione che era stata rimandata più volte a causa dell'emergenza sanitaria e che dopo mesi di preparazione finalmente è iniziata. Ne parliamo con Riccardo Caravita, che è il brand manager di Cibus 2021. Riccardo, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, grazie. Allora, stamane, poche ore fa, è iniziata la manifestazione principe del food, non solo in Italia e non solo in Europa, direi, visto il grande successo del settore alimentare italiano nel mondo. Che cosa è accaduto in queste prime ore? Possiamo dirlo, ecco, a caldo e a ruota libera. Guarda, hai detto bene, dopo 2 anni di inattività la voglia di ritornare in presenza, fare una fiera in sicurezza era tanta. Io credo che il settore alimentare ha dimostrato, oltre a una grandissima resilienza, di essere veramente il motore del paese. Giusto stamattina con il presidente di ICE, il presidente di Federalimentare e l'intervento del ministro Di Maio, si è parlato delle prospettive del settore, un settore che probabilmente nel 2021 raggiungerà 50 miliardi di esportazione, un settore che ha come fatturato globale 154 miliardi, un settore che conta oggi il 9% del PIL nazionale. Quindi è importante per un settore che durante la pandemia ha dimostrato non solo una grande capacità di innovazione, ma soprattutto una grande capacità di adattamento. È raggiunto il momento quindi di dare un momento di confronto non solo a tutte le aziende, ma anche a tutto il comparto distributivo. È un anno e mezzo che gli export manager non incontravano più i loro clienti, così come era ormai troppo tempo che i buyer non incontravano più i loro fornitori. Le novità di prodotto durante questa pandemia sono state tante e le aziende avevano bisogno di tornare a raccontare le proprie storie, a far scoprire le eccellenze del territorio e quindi insomma, diciamo, bentornato Cibus per ora. Bene, e delle novità parleremo tra pochissimo, magari ci darai qualche chicca su quelle che sono le novità più succose di questo evento. Io sono a conoscenza di centinaia di novità presentate dalle aziende proprio nel corso della vostra manifestazione nei prossimi giorni. Ma facciamo un passo indietro, parliamo della preparazione. In breve, quali sono le caratteristiche necessarie per poter accedere all'ente fiera? Ma allora, prima di tutto noi abbiamo rispettato le normative dell'ultimo DPCM, per cui è richiesto a tutti il Green Pass, che viene controllato all'ingresso. In alternativa è richiesto un tampone negativo effettuato a almeno 48 ore precedenti all'ingresso in fiera. Abbiamo come Fiera di Farma fatto un grosso investimento, per cui agli ingressi della fiera abbiamo 3 aree mediche dove è possibile gratuitamente effettuare anche dei tamponi rapidi. È ovvio che per chi come noi organizza eventi la vera sfida non è stata quella di decidere quando ripartire, ma come ripartire. Il nostro obiettivo è riportare un po' di normalità nel settore, ma soprattutto di garantire il ritorno al business in un ambiente sicuro e possibilmente Covid-free. Ecco, allora parliamo di questa 4 giorni internazionale. Che cosa accadrà nel corso di questi 4 giorni? Ci sono più eventi nell'evento, facciamo un breve riepilogo. Allora, sicuramente il momento, diciamo, più importante, come hai detto tu, è quello legato alla scoperta
delle novità di prodotto delle aziende. Saranno oltre 500 i prodotti che in esclusiva vengono presentati in fiera. Mi soffermo su quelli che sono soprattutto i prodotti DOP, IGP, prodotti biologici, vegani, vegetariani, i prodotti legati alla gastronomia italiana e alla tradizione delle nostre produzioni. Durante il lockdown abbiamo avuto una grandissima richiesta di prodotti non solo innovativi, ma soprattutto di prodotti realmente italiani e prodotti basici della nostra dieta mediterranea, per la quale siamo grandi esportatori. Chiusa la parentesi innovativa, che diventa rilevante dopo un anno e mezzo di inattività, mi soffermerei sull'attività convegnistica. Abbiamo voluto parlare con la grande distribuzione, ma anche con le aziende, di omnicanalità, di relazione tra vendite online e offline. Abbiamo parlato di filiera, abbiamo parlato di rapporto tra territorio e impresa, abbiamo parlato di startup. Le aree tematiche novità di Cibus riguardano quest'anno soprattutto il canale Horeca, per il quale veramente vorrei spendere un minuto. Durante la pandemia il canale distributivo ha retto, non è mai andato in rottura di stock, le aziende hanno continuato a produrre. Purtroppo quello che ha sofferto tanto è stato il canale del food service e dell'Horeca, per cui noi volevamo dare un segnale. Abbiamo per la prima volta dedicato un'intera area della fiera al comparto per parlare di come ripartire, per dare una mano alle aziende e per continuare a camminare verso il trend positivo che anche il comparto Horeca aveva tracciato nell'ormai lontano 2019. Ecco, proprio a proposito del canale Horeca e della sezione che avete inaugurato in questa edizione dedicata all'Horeca, che cosa accadrà nei prossimi giorni? Chi è previsto venga a visitare gli stand dedicati a questo settore? Allora, il mio oggi è quasi un messaggio che voglio lanciare a tutte le persone che ancora sono indecise. Oggi abbiamo inaugurato, 2000 sono le aziende espositrici, 3000 sono i buyer italiani e esteri già iscritti, però io veramente faccio un appello oggi, parlando nei corridoi con gli imprenditori. Noi ci abbiamo messo la faccia, le aziende ci hanno seguito in questa probabilmente coraggiosa avventura, ma tutti sono consci del fatto che la ripresa del settore oggi inizia da Parma, inizia da Cibus. Per cui in sicurezza noi nei prossimi giorni aspettiamo tutti i buyer, gli operatori del settore Horeca e anche i proprietari di bar e ristorante. La fiera è una fiera innovativa, è una fiera diversa. Aree fisiche si intrecciano con finestre digitali in cui sarà possibile, per esempio, seguire anche tramite i nostri canali social i live dei nostri convegni, piuttosto che interviste ai buyer, interviste alle aziende. Quindi noi come comparto fieristico abbiamo tanto bisogno di ripartire, vogliamo essere un driver che accompagna le aziende, soprattutto le piccole e medie imprese nelle esportazioni. Io credo che i dati export che ho citato prima, e ricordo per esempio un più 11% nel primo semestre del 2020, testimoniano come oggi le esportazioni per la maggior parte delle aziende non sia più un'opzione, ma una vera e propria necessità per fare business e per crescere. E soprattutto per continuare a lanciare questo messaggio di Made in Italy e italianità che fa tanto bene al mercato. Parleremo, lo cito per ultimo, ma in realtà forse è uno degli aspetti più importanti, di Italian Sounding. Oggi il falso Made in Italy vale il doppio delle nostre esportazioni.
Cosa significa questo? Che ancora all'estero bisogna fare cultura, bisogna raccontare le nostre aziende, le nostre filiere, i nostri prodotti, perché il parmesan che viene prodotto negli Stati Uniti in realtà non ha nulla a che vedere col parmigiano reggiano che nasce dalle nostre, dai nostri animali, che dalle nostre, dai nostri territori. Per cui insomma la strada credo che sia quella. Per raggiungerla va fatto squadra, va fatto sistema, le fiere si devono evolvere, devono cambiare. Noi lo stiamo facendo e secondo me oggi lo abbiamo dimostrato. Bisognerà fare di più, però oggi è l'inizio di un cammino che speriamo ci accompagni poi a un 2020 in cui si possa respirare un pochino più di normalità. Abbiamo un problema con il collegamento, vediamo se riusciamo eccomi. A insinarlo. Ok. Credo che credo che in gergo tecnico si dica il bello della diretta, ecco. Mi è arrivata una telefonata proprio, ho fatto outing, l'ho bloccata. No, io in realtà ho terminato, dico che se si fa squadra e si gioca tutti insieme a livello di sistema paese si riesce a vincere. Siamo più bravi, abbiamo i prodotti migliori, a volte però non basta e tutti devono fare il proprio ruolo. Ministero, aziende. Riccardo, io ti interrompo per farti un'ultima domanda che è prettamente personale. Dopo tanti mesi di paure, di rimando, di preparazione, oggi c'è stata l'inaugurazione della manifestazione che è stata rimandata più volte. Qual è la tua personale sensazione rispetto a ciò che vedi, tocchi, vivi in questo momento dopo tanta attesa? Ma guarda, sarò sincero. Ieri il sentimento prevalente era l'ottimismo e la speranza di vedere concretizzati questi 2 anni di sforzi in qualcosa di tangibile. Oggi sono contento, orgoglioso della risposta che tutti hanno dato all'appello di Cibus, cioè di ripartire insieme. È ovvio che i 40.000 visitatori attesi sono lontani dagli abituali 80.000 di Cibus. Credo che per arrivare alla normalità bisogna passare tramite piccoli passi. Oggi abbiamo, secondo me, iniziato la prima scalata per arrivare alla vetta, quindi non posso che essere contento di quello che è stato fatto e fiducioso che domani possa andare ancora meglio. Grazie Riccardo, quella che avete appena visto è la prima intervista dedicata a Cibus 2021, la prima manifestazione che si tiene da 18 mesi a questa parte, non solo nel settore alimentare e non solo in Italia, perché credo sia la prima in Europa, o sbaglio? Assolutamente, siamo la prima fiera del food and beverage a svolgersi in presenza in Europa. Esatto, e questa è, come dicevo, la prima intervista dedicata a Cibus e ai suoi protagonisti, perché nel corso dei prossimi giorni intervisteremo tantissimi responsabili commerciali, presidenti di aziende, responsabili marketing che ci presenteranno in pillole, in pochi minuti, le novità che andranno, o meglio, che stanno presentando già da oggi a Parma a Cibus 2021. Riccardo, grazie, gentilissimo per essere qui con noi a inaugurare questa serie di interviste, e ti lasciamo al tuo lavoro. Io vi ringrazio per l'intervista e per il prezioso lavoro di racconto che farete in diretta dalle Fiere di Parma a Cibus, per cui noi vi aspettiamo fino al 3 settembre. Grazie Riccardo, amici, non andate via perché tra poco seguiranno altre interviste raccolte nei prossimi minuti attraverso i nostri strumenti telematici. Grazie Riccardo, buon lavoro. Buon lavoro a voi.